E se non saremo ricevuti, se non avremo modo di parlare, di confrontarci, di aprire questo tavolo, di far vedere i dati che abbiamo, che so che comunque sono stati portati alla discussione della Commissione Sanità e va reso merito a chi l'ha fatto, a chi è intervenuto in questo senso. E se questa piazza non riceverà risposte, se questa città non riceverà risposte, se questa battaglia, ma guardate che se saremo uniti, coscienti che ognuno di noi può fare la propria parte, questa battaglia noi la vinceremo. Se questa piazza sarà unita, se ognuno di noi si rende conto veramente di qual è il problema, e cioè che sulla base di una relazione sballata si vuol chiudere l'ospedale di Monterotondo, ma se questa voce non sarà ascoltata, dopo che ci siamo resi conto di questo, siamo tutti d'accordo su questo, dati tecnici sbagliati, giudizi strategici sulla strategicità di questo plesso ospedaliero assolutamente da rivedere, perché mentre si apre tra l'altro un casello, mentre si rimodifica sostanzialmente la viabilità sulla Salaria, non solo si chiude questo ospedale ma si mette in discussione anche la costruzione del nuovo ospedale che tanto faticosamente era stata impostata, era stata raggiunta. Se questa piazza viene ignorata, se questa posizione viene ignorata, se con questi dati tecnici vengono messi fuori da ogni discussione, se non verremo ascoltati, non voglio sentire, e voi dovrete essere i primi a non permetterlo, che la colpa è stata di 25 sindaci incivili che solo per stare in regione mezza mattinata a rappresentare le ragioni dei cittadini si sono beccati insulti e spintoni, e il giorno dopo al TG regionale sono passati anche per soppillatori, per provocatori, per irresponsabili. La nostra responsabilità la conoscete voi, la mia responsabilità la conoscete voi, la responsabilità di Tarquinio la conoscono gli abitanti di Fiano e così di tutti gli altri sindaci che ieri erano a inscenare questa civile protesta, richiesta di un incontro di fronte alla Regione Lazio. Quindi noi andremo avanti. La manifestazione di mercoledì è fondamentale, noi dobbiamo tentare di impedire che prima della firma di questo piano, questo atto formale al Ministero del Tesoro, dobbiamo impedire che questo avvenga prima del 13, dobbiamo fare in modo che se questo avverrà e non saremo ricevuti, la piazza, la nostra presenza lì sotto farà vedere che siamo disposti a spostarci, a rinunciare a mezza giornata di lavoro, a prendere un mezzo, a salire su un autobus, a camminare un po' e a far valere le nostre ragioni, e dobbiamo farlo insieme a altri cittadini di altri territori, ad altri sindaci di altre comunità, perché in questa battaglia quest'area della provincia può dimostrare la sua grande civiltà, questa città la dimostra ogni giorno, questa è una città civile che sa resistere ma conosce il valore della legge, del rispetto istituzionale, del rispetto costituzionale, sa rapportarsi ad altri enti, sa far valere i propri diritti ma non vuole essere calpestata, noi non vogliamo essere calpestati, questo dobbiamo mettere al centro dei nostri interventi. Questo ospedale sarebbe sceso sotto le 20, in un anno, in un quinquennio, un anno di quest'ultimo quinquennio avrebbe fatto meno di 25.000 interventi di pronto soccorso. Bastava chiedere all'ultimo dirigente della ASL, della nostra ASL, per capire. L'ospedale è stato chiuso 2 mesi, 3 mesi, alcune reparti per ristrutturazione, tra i quali il pronto soccorso. È chiaro che non ci sono stati interventi. Bastava un attimo approfondirli questi dati. 3.000 interventi chirurgici, reparti d'eccellenza, grande professionalità, umanità, competenza degli operatori. Una presenza strategica in tutta quest'area. Noi, se dovessimo dar retta al piano della Polverini e se questo andasse avanti, ci ritroveremmo con un ospedale a Tivoli, un ospedale a Civitavecchia, e poi scegliere dove andare, magari in una situazione d'emergenza, magari con un travaglio in corso, non necessariamente per una patologia grave, in un ospedale della selva degli ospedali romani, sbattuti di qua e di là come dei pacchi, in una situazione magari di difficoltà, perché quando si sta male e si ha bisogno di un intervento si è in difficoltà. E guardate, lo dico con molta responsabilità e vado a concludere questo intervento,
Noi sappiamo che questa era un'operazione necessaria, che il taglio alle spese della sanità, che un piano sanitario che tagliasse le inefficienze, riducesse gli sprechi, razionalizzasse la presenza di presidi ospedalieri di primo livello sui territori era necessario. E perché non vengano strumentalizzate queste posizioni, le posizioni di questa piazza, sappiate che se ci fosse stata l'aggiunta di un altro colore sarebbe comunque stato necessario un atto del genere. Io non contesto questo, ma dall'altezza di questa maturità, che solo dichiarando questo credo di dimostrare, e come me dimostrata dai tanti sindaci che hanno protestato tra gli altri insieme a noi ieri, insieme a me ieri, noi volevamo essere coinvolti, questo chiediamo, e su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Non si interviene così sui territori indiscriminatamente, senza sentire i sindaci, senza metterli a tavolino prima, senza capire che esigenze possono emergere da un'area. Così si fanno le cose, così si governa. Non si governa con la paura, non si governa con una scelta solitaria nelle segrete stanze, tra l'altro mal accolta anche dalla maggioranza del governo regionale. Non si governa così. Molti di voi sono venuti su in comune, molti di voi hanno detto l'appuntamento il sindaco adesso non lo può dare, impegnato, molti di voi hanno bussato, mi hanno trovato libero e sono entrati, molti di voi sono stati ricevuti, molti di voi fatti aspettare, molti di voi quando magari hanno usato un atteggiamento un po' irruente, ecco, sono stati richiamati ad averne uno più educato, più rispettoso. Molte volte siamo stati noi a sentire questo richiamo, ma nessuno di voi è stato mai messo malamente fuori dalla porta del mio ufficio, identificato, sbattuto fuori da un uomo o da una donna in divisa. Questo non è mai successo. E se la protesta nostra di ieri è stata una buffonata, e qualcuno l'ha definita una buffonata, ricordo che nessuno di noi ha mai sognato di prendere una catena la mattina e di incatenarsi di fronte alla porta della giunta regionale, come qualcuno fece qualche anno fa facendosi una buffonata. Quelle sono le buffonate, non la protesta di ieri, che ieri siamo andati lì per essere ricevuti e non siamo stati ricevuti. È il segnale di una chiusura, ma guardate che è un segnale di un'incertezza, e io dico incuneiamoci in questa incertezza, facciamo tutti la nostra parte perché questo piano venga ritirato, venga rivisto, venga ridiscusso con i sindaci, soprattutto alla base del fatto che i sindaci hanno dimostrato una grandissima maturità, e quindi invece di portarci come esempi negativi dovrebbero portarci come esempi positivi di difensori di questo Stato, che rispettano la bandiera italiana, che si fanno carico delle esigenze del popolo che rappresentano. Noi ieri siamo stati per il Paese esempi positivi, noi siamo stati per il Paese ieri un modello, e lo dovete dire a tutti. Non permetta a nessuno di dire che siamo stati degli squilibrati, dei violenti, perché questo non è stato, e chi lo dice e ci taccia di questo è in malafede.